Dopo oltre un mese di assenza dalla Silvestrina, il calendario risorfano da un paio di rinunce permette alla costruzione papaltino di festeggiare il Natale davanti al pubblico amico per la seconda domenica consecutiva. Il sestetto rosso-blu di Mister Di Rocco, vero e proprio rullo compressore del girone H di Serie C2, non sembra conoscere ostacoli lungo il proprio cammino, con un ruolino di marcia davvero impressionante, abbastanza eloquente anche per i profani della pallavolo. In 7 gare di campionato le ragazze del presidente Papa hanno conquistato il bottino pieno senza cedere un set alle avversarie di turno e nonostante abbia disputato una gara in meno rispetto alle dirette inseguitrici del Cerignola, hanno comunque un punto di vantaggio sulle rivali stagionali che sinora sono inciampate in qualche piccolo incidente di percorso. È quello che vogliono evitare le rosso-blu altinesi che anche con lo Scafati avversario odierno di mezza classifica mirano a centrare i 3 punti senza concedere nulla alle avversarie e i pronostici, neanche a dirlo, sono ampiamente rispettati col punteggio abituale di 3-0 che si ripete anche in questa occasione. Le volenterose campane hanno messo tutto il loro impegno pur di impedire alle altinesi di dilagare, ma le buone intenzioni non hanno rispecchiato la realtà dei fatti. Il punteggio assai eloquente è infatti confermato anche dagli implacabili parziali, doppio 25-17 in 22 e 25 minuti rispettivamente, per chiudere con un 25-19 in 27 primi. Le uniche preoccupazioni, se proprio vogliamo fare i pignoli, si sono avute nella parte centrale del primo set, quando le rosso-blu di casa hanno subito una lieve rimonta della squadra ospite, prontamente stoppata dal provvidenziale time-out chiamato da Mister Di Rocco, servito soprattutto a ricaricare le pile alle sue ragazze. La serata non si è conclusa sul terreno di gioco, ma è invece proseguita in un noto locale di Selva di Altino, con l'intero mondo rosso-blu che si è riunito sotto l'albero per festeggiare il Santo Natale e per darsi gli auguri per un altrettanto lusinghiero 2016. Siamo qui con l'addetto stampa, il signor Antonio Villani. Allora, signor Villani, secondo lei è un risultato giusto? Buonasera, sì, risultato giusto, premia la squadra diciamo più forte in campo e sicuramente la maggiore accreditata per la vittoria finale. Altino è una squadra che sapevamo completa in tutte le, diciamo, in tutte le posizioni e in tutti i ruoli, con un forte laterale come Laurazzi e una palleggiatrice in grado di aggiustare ogni traiettoria di palla anche su ricezione errata e quindi su palla staccata. Vabbè, è una squadra solida, molto forte a muro, ha limitato i nostri terminali offensivi maggiori, Lisandra Valdes Perez e Alessandra Piccione, quindi diciamo, un risultato giusto che premia la squadra più forte in campo. Visti gli obiettivi iniziali della stagione, secondo lei sono stati rispettati fino adesso? Gli obiettivi dell'Altino penso siano chiari, la squadra è costruita per vincere con un solido gruppo diciamo di categoria superiore. Diciamo che i nostri obiettivi non sono propriamente centrati, forse mancano almeno 5 punti alla nostra classifica che ci avrebbero proiettati nelle immediate vicinanze della zona playoff, ma il campionato è lungo, sapremo sicuramente come recuperare i punti finora persi. Secondo lei l'Altino è tra le favorite o vede anche altre squadre? L'Altino è sicuramente la squadra più forte del girone, con una unica antagonista a mio giudizio che può essere Cerignola, ma credo che Altino, se dovesse continuare ad esprimersi a questi livelli, non avrebbe alcun tipo di problema, non avrà sicuramente alcun tipo di problema a conservare la prima piazza. Cerignola è una squadra forte, solida, ma con punti deboli che questa sera non ho visto tra le fila della capolista. Per quanto riguarda invece i nostri obiettivi, ovviamente la squadra è costruita per disputare un campionato di centro alta classifica e quindi credo che anche dopo eventuali innesti nel mercato di dicembre potremmo meglio anche valutare le nostre ambizioni per la fine del campionato. Ragazzi, facciamole un applauso! Montagne Verdi di Canteranno! Thank you.
dopo la gara casalinga che ha chiuso l'anno solare, vinta ancora una volta per 3-0 con lo Scafati, la serata è dedicata alla festa di Natale con tanta gente presso un noto locale di Selva di Altino. Si aspettava, presidente Papa, di arrivare a Natale con questo primato inattaccabile in classifica? Guarda, io ho sempre creduto in questo gruppo costruito in estate insieme al mister Di Rocco e sappiamo di avere una buona squadra e, come dico sempre e mi ripeto, noi giochiamo partita dopo partita. Siamo alla 10ª giornata, abbiamo fatto 8 risultati per 3-0, quindi andiamo avanti così e pensiamo già alla prossima partita. Vogliamo parlare anche della partita di questa sera con lo Scafati? Ma stasera incontravamo lo Scafati, che secondo me è una buonissima squadra con delle individualità importanti, tipo la cubana Lisandra che stasera, diciamo, abbiamo un po' limitato il suo valore. Abbiamo giocato bene, quindi abbiamo vinto 3-0, va bene così. Adesso vi attende una sfida il 10 di gennaio in trasferta e poi il big match con i vostri avversari del Cerignola. Sì, dopo la sosta natalizia andremo a Frosinone contro il Sant'Elia e come sempre noi andiamo a giocare la nostra partita. Poi la settimana successiva abbiamo il big match con Cerignola, dove, diciamo, sarà una partita importantissima per noi e per loro. Ma pensiamo adesso a goderci questo Natale che ci fa stare in testa alla classifica con 8 risultati su 8 per 3-0, quindi bravi a tutte, brava la squadra, brava lo staff tecnico, brava la dirigente, bravi tutti. Mister Simone Di Rocco, un fine anno che migliore di questo non poteva esserci per la vostra squadra a punteggio pieno e si prepara anche a sfidare la Cerignola fra 2 turni, quello in casa del prossimo gennaio. Si aspettava questa posizione a Natale? Ma me l'aspettavo sì, non me l'aspettavo in questi termini, con 8-3-0 che credo sia un record assoluto, frutto di un lavoro iniziato ad agosto che fino ad ora ci saranno i frutti sperati, ecco. Lei già ha vissuto questa esperienza con la D'Annunziana, il livello tecnico è più o meno rimasto immutato oppure è in basso sopra gli anni della D'Annunziana, livello tecnico generale del campionato? Ma il girone non è male, ci sono comunque delle buone squadre, anche quella di oggi secondo me aveva per esempio la Lisandra Valdes, che è una ragazza dai mezzi fisici strepitosi, però al momento l'organizzazione di gioco nostra sta facendo la differenza con chiunque e stiamo dimostrando di essere la squadra al momento più forte. Prima della fine del campionato lei pensa di schierare qualche ragazza proveniente dal vivaio, visto che questa sera abbiamo visto tante ragazze? Sì, sì, oggi è entrata Natalia per pochissimo, in passato Beatrice Sciarra e Luisiana Rossi ci hanno dato una mano, purtroppo non c'è molto spazio, soprattutto quando comunque la posta in palio è alta, quindi bisogna inserirle nel momento giusto. Poi onestamente io sono uno di quegli allenatori che preferisce far entrare la ragazza quando serve e non per dare i contentini, perché sinceramente i contentini non mi piacciono, insomma. Che cosa si aspetta dal 2016? Ma non te lo dico, lo so bene cosa mi aspetto, ma non te lo dico, ce l'ho ben chiaro in mente. E siamo con il libero della costruzioni Papa Altino Volley, Moana Ballarini,
una esperienza vincente questo primo anno ad Altino, ma d'altronde tu sei abituata a vincere i campionati. Abituata a vincere i campionati no, però vabbè, buona esperienza ce l'abbiamo, quindi possiamo dire che questa via di stagione sta andando bene e insomma non ci aspettavamo di iniziare con tutti questi 3-0 e speriamo di continuare su questa scia. Il mister non ha voluto dire cosa si aspetta dal 2016 per scaramanzia, tu ce lo vuoi dire? No, non ve lo voglio dire nemmeno io, speriamo di continuare su questa scia appunto e niente, questo. E per finire, due battute sulla gara di questa sera, l'ultima dell'anno con lo Scafati, una breve cronaca da parte tua. Beh, secondo me rispetto alle altre partite era una partita un po' più tosta da preparare, però diciamo ci siamo preparati al meglio, quindi siamo riusciti comunque a esprimere il nostro gioco e nel confronto con la squadra avversaria siamo state positive. E per finire veramente un messaggio ai tifosi, magari per seguirvi più numerosi, anche se vi seguono numerosi. Allora io spero che ci continuino a seguire in questo modo perché per noi fa tanto. Essere seguiti così, oltre al fare bene perché fa piacere a noi, c'è stimolo di far bene anche perché sappiamo che ci sono loro che ci guardano e quindi sappiamo che fa piacere anche a loro se la squadra fa bene. Tutto qua. Thank you.